Trattiamo ora in questa lezione della vita e delle opere di Niccolò Machiavelli. Lo vediamo qui ritratto in una posa pensosa presso la Galleria degli Uffizi, dove si trovano le statue dei personaggi più famosi di Firenze. Machiavelli è stato senz'altro un personaggio esemplare per tanti punti di vista. È stato un uomo politico, è stato un uomo di lettere ed ha proprio coniugato gli aspetti propri dell'azione, del pragmatismo, con i suoi aspetti di letterato. È stato di fatto poi il creatore di diciamo, se così possiamo dire, della scienza politica, perché comunque è stato il primo a teorizzare la totale distanza che intercorre tra politica ed etica, sottolineando che la politica è qualcosa che ha a che fare con l'agire, quindi con il saper prendere le decisioni giuste nel momento opportuno, senza nessun tipo di considerazione di natura etica. Andiamo brevemente a sintetizzare gli aspetti principali della sua biografia e poi li andiamo a considerare nel dettaglio. Innanzitutto la sua nascita e morte a Firenze, quindi Firenze è l'orizzonte di attesa di Niccolò Machiavelli per tutta la sua vita. Vi nasce nel maggio del 1469, vi muore nel giugno del 1527. Proveniva da una famiglia borghese di modeste condizioni e la sua permanenza a Firenze è legata soprattutto alla sua volontà di partecipare alla vita politica fiorentina. Possiamo senz'altro dire che Niccolò Machiavelli fu un uomo rinascimentale in toto, perché comunque fu un uomo di lettere, fu un uomo che considerò l'importanza dell'exemplum degli antichi, così come il Rinascimento appunto sottolineava, e fu anche il fondatore della scienza politica moderna, nel senso che abbiamo detto precedentemente, cioè nel senso della mantenere le distanze tra la politica e l'etica. Machiavelli ha avuto due importanti formazioni, una di natura politica, ovvero è stato partecipe delle vicende politiche della Firenze del tempo, perché è stato segretario della seconda cancelleria di Firenze nel momento in cui Firenze, dopo la caduta dei Medici, era diventata una repubblica e rimase nell'attività politica fino al 1512, quando cioè tornarono i Medici a Firenze. Ma ha avuto anche una formazione letteraria, perché comunque dopo la sua estromissione dalla vita politica, quindi a partire dal 1513, Machiavelli si è dedicato interamente alla realizzazione di opere letterarie. Innanzitutto la trattatistica politica, l'esempio per eccellenza è senz'altro il Principe, e poi opere di natura diversa. Opere letterarie in senso lato, La Mandragola è un altro esempio, diciamo così, di opera letteraria, è senz'altro la più famosa, è un'opera teatrale, ma Machiavelli, come vedremo, compose molte altre opere. E ha avuto una formazione umanistica, perché è una formazione fondata sui classici latini, ha letto tantissimo gli storici latini, in particolare Tito Livio, le storie di Tito Livio, e poi ha letto anche molto Lucrezio, quindi comunque si è permeato a tutti gli effetti del materialismo lucreziano, che ha rappresentato per lui un importante punto di partenza. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio gli aspetti più importanti della sua vicenda biografica. Innanzitutto, diciamo che lui si afferma nella vita politica dopo la morte di Savonarola. Chi era Savonarola? Savonarola era stato un monaco domenicano, il quale, dopo, 2 anni dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, che come sappiamo morì nel 1492, era riuscito a prendere il potere a Firenze, aveva dato ottenere parecchi consensi a Firenze, instaurando di fatto una repubblica nel 1494. Savonarola predicava però una lotta nei confronti della, diciamo, dell'immoralità, e quindi la sua politica divenne via via sempre più aggressiva proprio nei confronti di coloro i quali manifestavano appunto una certa mollezza da un punto di vista morale. In particolare era particolarmente agre ed aspro nei confronti della Chiesa corrotta. Fatto questo che ovviamente fece molto risentire il Papa di allora, che era Alessandro VI Borgia. Il Papa Alessandro VI infatti nel 1490 scomunicò Savonarola, e quindi da allora in poi Savonarola cominciò il suo progressivo declino. Tra l'altro si inimicò anche gli oligarchi, quindi gli aristocratici fiorentini, che in un primo tempo assunsero un atteggiamento ambiguo nei confronti del frate, poi invece si scagliarono in maniera violenta contro di lui, e quindi alla fine nel 1498 Savonarola fu destituito e poi fu ucciso. Machiavelli come si pose nei confronti del frate? E senz'altro fu tra, diciamo, i membri di quell'aristocrazia, diciamo, fu un
o meglio, vicino al punto di vista dei membri dell'aristocrazia che in un primo tempo appunto erano ambigui nei confronti di Savonarola e poi invece si scagliarono contro di lui. E quindi anche Machiavelli manifestò un acceso dissenso nei confronti del frate, cosa che quindi gli permise, una volta morto il frate, di entrare a far parte della vita politica di Firenze. Aspirava Machiavelli in realtà al governo di Firenze, ma per il governo fu scelto Pier Soderini, che divenne confaloniere a vita. Il titolo di confaloniere era proprio il titolo di governatore nell'ambito, insomma, di questo governo moderato che si andò a costituire a Firenze dopo appunto la caduta di Savonarola. E quindi Machiavelli fu nominato segretario della seconda cancelleria del comune e successivamente divenne anche segretario di una nuova magistratura, i cosiddetti 10 di libertà e di pace. Di cosa si occupava questa seconda magistratura? Si occupava di missioni diplomatiche sia in Italia sia in Europa. E grazie proprio a questo incarico Machiavelli cominciò a viaggiare in Europa. Fu un'esperienza importantissima per Machiavelli. E infatti, attraverso appunto questo incarico, lui poté visitare la Francia, quindi poté essere ospitato presso il re Luigi XII di Francia, dove andò nel 1500, e fu particolarmente colpito in positivo dall'organizzazione dello Stato francese, che era uno Stato accentratore, era una monarchia assoluta e uno Stato forte, quindi un esempio di Stato forte per Machiavelli. Poi fu a Urbino, dove Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI, quindi figlio del Papa Alessandro VI Borgia, si era impadronito appunto del governo. Cesare Borgia quindi era stato appoggiato da suo padre e con un atto appunto di violenza riuscì a diventare duca di Urbino. Cesare Borgia rappresentò per Machiavelli un grande esempio di uomo politico che con grande sfrontatezza, con grande, se vogliamo, senso del rischio, riesce a sfruttare la sua fortuna in senso positivo e quindi riesce comunque ad ottenere diciamo, il potere, sfruttando appunto quelle che erano le proprie risorse, in questo caso ovviamente l'appoggio del Papa Alessandro VI, suo padre. E tra l'altro Cesare Borgia rappresentò per Machiavelli un exemplum proprio dell'uomo d'azione che non si fa scrupoli anche quando deve, diciamo, punire chi tenta di opporsi al proprio mandato. E quindi ne parlerà poi successivamente all'interno del Principe proprio come esempio positivo. Un'altra importantissima ambasceria che fece Machiavelli fu presso gli Asburgo, quindi presso l'imperatore di Germania. E l'esperienza non fu però del tutto positiva per Machiavelli, infatti quando poi stese una relazione sulla sua esperienza del 1507, relazione intitolata Rapporto delle cose della Magna, Machiavelli sottolineerà il fatto che comunque in Germania l'imperatore tende a delegare alcune funzioni amministrative e quindi questo secondo lui rappresenta un punto di debolezza dell'impero stesso, a differenza invece della forza che abbiamo detto Machiavelli riscontra all'interno del governo francese. Tornerà successivamente ancora una volta in Francia e elaborerà anche lì una sorta di relazione intitolata Ritratto delle cose di Francia. La situazione in Italia però diciamo, subisce una gravissima crisi, una battuta d'arresto, poiché nella battaglia di Ravenna i francesi che erano alleati del governo repubblicano fiorentino vengono sconfitti, si ritirano pertanto e danno modo ai medici di tornare all'interno di Firenze. I medici sfruttavano l'alleanza con la Spagna, con le milizie spagnole in particolare, per poter rientrare a Firenze. E pertanto nel 1512 i medici ripresero nuovamente il potere, addirittura trasformando la signoria in un principato. Machiavelli subì a questo punto diciamo, delle gravi ripercussioni per aver intrapreso un'attività politica durante il periodo della Repubblica Fiorentina. I medici non si fidavano di lui, lo sospettarono di aver ordito una congiura contro la loro famiglia e quindi nel febbraio del 1513 Machiavelli fu arrestato e fu addirittura torturato. Rischiava di, diciamo, rimanere in carcere a vita, ma fu graziato da Giuliano de' Medici, che era il figlio di Lorenzo de' Medici, che gli permise
mese un'amnistia. E infatti, dopo pochi giorni, poté uscire di prigione e fu eletto, tra l'altro, Papa un altro esponente dei Medici, Giovanni dei Medici, con il titolo di Leone X. E a questo punto Machiavelli si ritirò in una sorta di esilio forzato presso il podere dell'Albergaccia, che si trovava a pochi chilometri da Firenze. Fu per lui un periodo veramente tormentato. Machiavelli, abbiamo più o meno capito, insomma, da quel poco che abbiamo visto della sua biografia, era un uomo d'azione, era un uomo che quindi amava vivere la politica, diciamo, da protagonista, quindi amava comunque essere impegnato nelle attività politiche, nelle missioni diplomatiche, amava viaggiare, amava conoscere altri, diciamo, altri governi, altre forme di Stato. Questa sua inattività fu veramente un momento di grandissimo abbattimento per Machiavelli, che scriverà infatti in una lettera all'amico Francesco Vettori che tra l'altro era un, diciamo, alleato, era vicino alla famiglia Medici e che quindi Machiavelli sperava anche che lo avrebbe aiutato a rientrare in politica. Quindi dicevo, scrisse a Francesco Vettori di questo momento di totale abbattimento, di questa sua totale inazione, di questa sua impossibilità di fare qualsiasi cosa. E in questo periodo di inazione Machiavelli comincia a scrivere. A questo punto tutta l'esperienza che ha maturato come segretario della Cancelleria della Repubblica e con l'esperienza che ha maturato presso i Dieci comincia, diciamo, a stendere un trattato che prende vita con il nome di De Principis. Principatibus, ovvero il principe. Inizialmente aveva iniziato veramente a lavorare ad un'altra opera che sono i discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, ma poi abbandona questa prima opera per dedicarsi interamente al principe. È un trattato che insomma definirei meglio come saggio più che trattato, perché in esso Machiavelli dimostra di non avere un atteggiamento dogmatico, cioè di non avere un atteggiamento di chi parte da una, diciamo, conoscenza prioristica. Machiavelli al contrario dimostra di partire dai casi singoli, cioè dagli esempi che lui ha visto, di cui quindi ha fatto esperienza, per elaborare delle teorie, quindi procede con un procedimento induttivo, quindi si tratta di un vero e proprio saggio ragionato in cui lui dimostra la veridicità delle sue, diciamo, convinzioni, facendo degli esempi quindi calzanti e pertinenti. In un primo tempo pensò di dedicare la sua opera a Giuliano de' Medici, ovvero il figlio di Lorenzo il Magnifico, invece poi decise di dedicarlo a Lorenzo di Pietro de' Medici nel 1516, alla morte di Giuliano. Lorenzo di Pietro de' Medici era invece il nipote di Papa Leone X. Successivamente, dopo, diciamo, dopo questo periodo, Machiavelli si avvicinò ad un gruppo di letterati che si riunivano presso gli Orti Oricellari, intorno a Cosimo Rucellai. Chi erano questi letterati? Avevano fondato un vero e proprio cenacolo letterario, quindi discutevano e dibattevano di diciamo, vari argomenti di natura letteraria e erano fondamentalmente di orientamento antimediceo e repubblicano. E Machiavelli fu appunto a contatto con loro per lungo tempo e fu per lui anche un periodo di, diciamo, risveglio anche della, in qualche modo, insomma, della sua vita interiore, quindi dopo questo lungo periodo di abbattimento. E diciamo, questi letterati furono poi i destinatari dei discorsi sopra la prima decade di Tito Livio, che abbiamo detto essere il secondo trattato che appunto lui compose tra il 1513 e il 1517. E, morto Lorenzo, ovvero appunto il nipote di Leone X, il governo della città fu poi assunto da Giulio de' Medici, il quale Giulio de' Medici, futuro Papa Clemente VII, diciamo che propose a Machiavelli di stendere una storia di Firenze. Quindi Machiavelli si trovò nuovamente ad avere un incarico, anche se non un incarico politico, ma comunque ad avere un certo riscontro, una certa importanza. Nel 1521 diede alle stampe L'arte della guerra, che era un altro trattato, e a questo punto Giulio de' Medici divenne Papa nel 1523, assumendo il nome di Clemente VII. E quindi Machiavelli poté dedicargli le storie fiorentine a cui aveva lavorato. Machiavelli iniziò a intraprendere nuovamente degli incarichi diplomatici e quindi fu presente in Emilia e in Romagna. Ma questo periodo, diciamo, di fervore, di nuovo, insomma, di rinnovato fervore politico, durò pochissimo tempo, perché in Italia settentrionale tornò la guerra e quindi tornarono nuovamente
diciamo, gli stati europei a tentare quindi di impossessarsi dei territori italiani e nel 1527 discesero i lanzichenecchi in Italia e arrivarono a saccheggiare Roma, il famoso sacco di Roma del 1527 che fu veramente un episodio devastante e quindi un momento di rinnovata barbarie e i medici poterono tornare a Firenze e non si fidarono. I medici, volevo dire, furono cacciati da Firenze e quindi poté tornare a Firenze diciamo, l'istituzione repubblicana, ma i nuovi governatori non si fidavano di Machiavelli, il quale aveva comunque collaborato col governo Mediceo e quindi Machiavelli fu definitivamente destituito dagli incarichi politici. Tra l'altro morirà di lì a poco, morì infatti nel giugno del 1527 e fu sepolto il giorno dopo a Santa Croce a Firenze. Andiamo a vedere quindi le opere di Machiavelli. Innanzitutto l'epistolario. Machiavelli compose quindi delle lettere non destinate alla pubblicazione, quindi lettere vere, lettere sincere, che lui quindi destinava agli amici. Alcune di queste sono molto malinconiche, abbiamo già nominato la lettera a Francesco Vettori, in cui si lamenta della sua inattività dopo il 1512, altre invece sono più scherzose, quindi rende i suoi amici partecipi anche delle proprie produzioni letterarie. E poi abbiamo numerosi scritti politici di Machiavelli, scritti che lui compose nel periodo della segreteria, quindi scritti che in qualche modo devono documentare la sua attività diplomatica. Ad esempio il discorso sopra le cose di Pisa, oppure del modo di trattare i popoli della Val di Chiana. Uno degli scritti più interessanti è del modo tenuto dal duca Valentino per ammazzarvi dell'Ozzo Vitelli. Discorso, diciamo, una relazione in cui sottolinea proprio la capacità del Duca Valentino di prendere in mano la situazione e quindi anche di disfarsi di avversari politici, anche con modalità decisamente cruente, decisamente violente, ma che comunque dimostrano agli occhi di Machiavelli la sua capacità di saper gestire anche gli imprevisti. Vitellozzo Vitelli di fatto fu ucciso in maniera atroce per volontà del Duca Valentino in seguito proprio ad un tradimento che Vitellozzo Vitelli avrebbe fatto al Duca Valentino, il quale con grande scaltrezza riuscì a farlo cadere in una trappola e quindi a diciamo disfarsene. E poi il rapporto delle cose della Magna, il ritratto delle cose di Francia, di cui abbiamo già parlato, in cui quindi appunto parla della situazione dell'impero tedesco e poi invece della situazione della monarchia francese. I trattati che abbiamo accennato, ovvero il Principe, i discorsi sopra la prima Decade di Tito Livio, che sono un trattato in tre libri in cui Machiavelli, diciamo che si concentra sul governo repubblicano e poi dell'arte della guerra, che è un trattato molto importante in cui Machiavelli sottolinea l'importanza, per uno Stato di dotarsi di milizie proprie. Infatti sottolinea il fatto che le milizie mercenarie non sono assolutamente affidabili e sono pericolose perché i mercenari potrebbero passare da una parte all'altra con molta facilità. E poi, non ultimo per importanza, il dialogo, il discorso dialogo intorno alla nostra lingua, di cui abbiamo già fatto cenno a proposito della posizione di Machiavelli in merito alla lingua letteraria da adottare. Machiavelli è fautore dell'adozione della lingua fiorentina parlata colta, che a suo avviso è la più adatta per poter, diciamo, scrivere e comporre un'opera letteraria. Quanto alle opere storiche, accanto alle storie fiorentine dedicate al Papa Clemente VII, di cui abbiamo parlato, c'è anche una vita di Castruccio Castracani. Produsse anche delle opere poetiche. Ricordiamo i canti carnescialeschi, un po' sulla falsariga del lavoro dello stesso Lorenzo il Magnifico, un decennale, i capitoli, che sono invece delle opere poetiche scritte in terzine di tono moraleggiante, e l'asino, che invece è una riproposizione dell'asino d'oro in versi. Compose anche una novella dal titolo Belfagor Arcidiavolo, in cui diciamo dà vita un po' a tutto il cliché sulla misoginia del tempo e mette anche in evidenza l'astuzia dei contadini, ed infine la commedia Mandragola, su cui poi ci soffermeremo in particolare.